Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci la notizia che Tesla ha comprato 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin, che è con una bomba ancora più grossa arrivare sul mondo delle criptovalute. Ciao, sono Zane di Turbola.it. Chiaramente sto parlando della notizia che sta circolando in questi giorni, secondo la quale Apple sarebbe in procinto di entrare nel mondo delle criptovalute con un investimento molto importante. Ma come stanno le cose? È vero o non è vero? È solo una voce? Per scoprirlo, seguimi. Per cercare di capire da dove arrivi questa notizia, mi sono subito lanciato su Google, ho cercato Bitcoin Apple per cercare di capire quali siano le fonti informative che hanno riportato questa notizia. Ci sono varie riviste italiane, fra le quali in particolare ho preso questo articolo del Sole 24 Ore che tratta appunto della possibilità secondo la quale Apple appunto potrebbe essere pronta ad entrare in Bitcoin come ha fatto Tesla. In questo articolo del Sole 24 Ore ci sono un paio di dettagli importanti. In particolare si parla di una prospettiva di RBC Capital Markets. Quindi la fonte della notizia sarebbe sostanzialmente un analista che si aspetta o prospetta la possibilità che Apple entri in questo settore. Quindi, secondo questo articolo, si sarebbe parlando appunto della possibilità di acquistare e vendere Bitcoin tramite un servizio firmato Apple. Ovviamente comprare e vendere Bitcoin, che cosa significa? Che Apple starebbe valutando, secondo questo analista, di entrare nel mercato degli exchange per criptovalute. Quindi si sta parlando sostanzialmente di un exchange, che è una proposizione molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto con Tesla, che è entrata in Bitcoin acquistando appunto 1,5 miliardi di monete Bitcoin diretti. Qui Apple si starebbe parlando di fondare un exchange di criptovalute. La notizia è particolarmente importante al di là del fatto che, come abbiamo già capito, non c'è niente di ancora concreto, ma si tratta appunto di una supposizione che sta facendo questo specifico analista. Sarebbe molto interessante perché, come c'è scritto qui, se anche Apple entrasse solo con l'1% della sua liquidità di cassa, l'investimento che farebbe sarebbe pari a 2 miliardi di dollari. Ora c'è cozza un po' questa notizia perché da una parte si parla di entrare con un exchange, dall'altra di fare un investimento diretto in Bitcoin. Quindi sono due cose che un pochino cozzano. Però, tenendo per buona questa ipotesi che appunto Apple stia pensando di entrare sia fondando un proprio exchange, sia di versare parte del proprio capitale in Bitcoin, significherebbe appunto che con l'1% della liquidità di cassa verserebbe 2 miliardi in Bitcoin. Siccome io tanto non mi fido di questi numeri sparati, sono andato a cercare un po' qual è la disponibilità liquida di denaro da parte di Apple. Ho trovato questo articolo dell'anno scorso, del 30 giugno, che parla appunto di quasi 200 miliardi di riserve a disposizione di Apple, quindi i conteggi sembrano essere correnti. Se effettivamente entrasse solo anche con l'1%, sarebbe quasi 2 miliardi di dollari investiti in Bitcoin. Chiaramente questa proposizione permetterebbe di accettare criptovaluta come metodo di pagamento e questo sarebbe simile a quanto detto che farebbe Tesla, ovvero la possibilità di acquistare le auto pagando in Bitcoin. Qui Apple probabilmente potrebbe pensare di consentire l'acquisto o dei portatili oppure più probabilmente dei propri servizi tipo iTunes, iStore e tutte le altre app pagando in Bitcoin. Se questo succedesse, chiaramente anche Google entrerebbe subito a bomba. Una piccola critica molto importante secondo me è molto corretta anche che fa l'articolista in questo articolo, è sostanzialmente ricordare che l'ammontare del transatto di Bitcoin per l'acquisto di beni e servizi ammonta solo all'1,3% del totale. Tutto il resto dei movimenti in questo momento è pura speculazione. Siccome questo articolo mi aveva lasciato un po' confuso, ho cercato un'altra fonte e ho trovato Bloomberg, nel quale parla appunto di questa stessa vicenda. Lo sappiamo perché anche qui si parla di una voce di RBC Capital Markets, che parla di questo Wallet Initiative da parte di Apple. Che cosa sarebbe questo Wallet Initiative? Si capisce un po' meglio da Bloomberg. Sarebbe sostanzialmente la possibilità di Apple di fondare un exchange, come diceva anche il primo articolo, ma anche della possibilità, come c'è scritto qui, di entrare con un versamento direttamente in Bitcoin. Quindi questo è quello di cui si sta parlando. Ora, dal canto mio, credo che un investimento diretto da parte di Apple, oltre, come ho detto anche l'altro giorno, a legittimare l'utilizzo di Bitcoin come valuta, sarebbe un segnale di estrema positività. E secondo me non è neanche una condizione da escludere. Anzi, personalmente credo che possa anche essere piuttosto probabile per una serie di motivi. Innanzitutto sarebbe sicuramente una trovata pubblicitaria fortissima. Dall'altro canto, chiaramente, siccome Tesla è già entrata e siccome queste big corporation tutte si seguono e si imitano un po' tra loro,
probabilmente anche Apple, con i suoi analisti e i suoi esperti di finanza, starà valutando di mettere da parte una parte di riserve monetarie in Bitcoin per differenziare innanzitutto il proprio tipo di asset a disposizione, quindi una parte, la maggior parte in dollari, però una parte anche di riserva in Bitcoin, appunto sia per motivi pubblicitari ma anche probabilmente per utilizzarlo come uno store of value, semplicemente anche come appunto elemento di differenziazione. Personalmente faccio molta fatica a credere che Apple possa entrare in questo settore con un exchange in questo momento, per una serie di motivi. Innanzitutto il business di Apple è completamente separato dal punto di vista dei prodotti che realizza e del settore di interesse da quello che costituisce un exchange. Sì, potrebbe essere interessante integrarlo in Apple Pay, però probabilmente potrebbe essere fatto probabilmente con la possibilità di transare in Bitcoin. Non vedo un'integrazione nativa o un exchange completo come quello che abbiamo tutti in mente all'interno dell'ecosistema Apple come una strategia che possa ben sposarsi con quella che è la visione generale del mercato da parte di Apple. Chiaramente però potrei sbagliarmi. Comunque l'importante, cosa importante da portarsi a casa da questo video secondo me, è che tutta questa faccenda è semplicemente, lo dico ancora una volta, un'ipotesi che fa uno specifico analista. In questo momento non c'è ancora niente di serio sul tavolo. Quindi Apple comprerà Bitcoin? Probabilmente sì, però in questo momento non c'è ancora nulla di scritto. Bene, da ZandiTurbola.it è tutto, come al solito fammi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensi, se vedi probabile che Apple possa entrare nel settore dei Bitcoin, se credi sia possibile che possa fondare un proprio exchange, addirittura magari per rivaleggiare con Binance, con Coinbase e con tutti gli altri big di questo settore, oppure se sei d'accordo con me che vedi probabile un'integrazione dal punto di vista della moneta e un po' più improbabile quello degli exchange. Qualsiasi cosa ti venga in mente fammelo sapere qua sotto nei commenti. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso, iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Ciao, al prossimo video!